MW Trade 2019, questo è il lungo serpentone di tutti i trade fatti vedere e rivedere in questa annata. Ci siamo presi una piccola pausa la settimana scorsa, non abbiamo avuto modo né maniera di registrare nessun video, dico non abbiamo perché non sono il solo, c'ho anche qualche collaboratore che gentilmente mi pone il suo aiuto in alcuni frame dell'attività di divulgazione di day trading online. Il periodo non divulgato, a proposito di divulgazione, il termine di questo video principale è divulgazione. Il periodo non divulgato è quello degli ultimi 5 trade, dal 6 agosto 2019 ovviamente al 16 agosto. 5 trade eseguiti, 4 a target, 1 solo in perdita. Novità di questo video, metteremo anche, o meglio abbiamo messo anche, se è stato un trade al rialzo o al ribasso. Quello del 6 è stato un trade al rialzo terminato a target, un trade al ribasso a target lotto, così come è successo il 9 agosto, il 13 un trade al ribasso in perdita, il 16 un trade al rialzo a target. Il piano di trading dell'MW Trade racchiude un'unica strategia. Pensate, con un corso completo di day trading online, quanti piani di trading potreste avere e i risultati in termini percentuali sul vostro portafoglio. Perché viene scelto l'MW Trade per divulgarlo agli abbonati? Ebbene, perché è un sistema molto semplice, con pochissimo tempo ogni giorno che richiede per immettere un ordine sulla propria MetaTrader 4, sulla propria piattaforma di trading, con stop loss e take profit. Non bisogna fare altro, pochi minuti al giorno, dopodiché si può tornare alla propria attività impiegatizia, alla propria attività di manovalanza, a tornare a far passeggiare il cane e quant'altro. Basta che quei minuti che richiede l'MU Trade vengano dedicati all'MU Trade. Parliamo di pochi minuti al giorno, di al massimo 5 minuti al giorno. I risultati sono risultati di tutto interesse, lo facciamo vedere da anni, dimostriamo da anni, persone ripongono fiducia nell'MW Trade. Non facciamo vedere solo i periodi positivi, non facciamo marketing, ma facciamo vedere in maniera nuda e cruda tutto quello che è successo, tutto quello che è accaduto con l'MW Trade anche in questo 2019. I dati tecnici, andiamoli ad osservare, a vedere: dal 5 di febbraio l'MW Trade è tornato ad essere operativo su un conto reale con 94 trade all'attivo, 54 in profitto, 40 in perdita. Il 28% è il bilancio dell'MW Trade in questa annata. L'86% era stato portato a casa nel 2016, il 48% nel 2017, il 22% nel 2018. A poco più di 4 mesi dal termine del 2019 siamo in attivo anche in questo magnifico 2019. Il record di trade consecutivi in profit è 8, il record di trade consecutivi in perdita è 6, il profit factor è 1.35, 1.28 era l'ultimo aggiornamento, il net profit or loss è più 14, più 11 era stato l'ultimo aggiornamento, la percentuale di win rate è la 57.44%, alla 56.17% era stato l'ultimo aggiornamento, il rischio rendimento adottato di 1 a 1, il trade totali tra simulazione reale sono 106,62 a target, 44 in perdita, il 36% portato a casa tra simulazione e reale. Allo stato attuale l'MW Trade è tornato attivo su un conto reale. Vi lasciamo andando a rimostrare per l'ennesima volta il lungo colonnamento di tutti i trade eseguiti in questo 2019.